Questa è appunto una selezione dei salumi e dei formaggi che proponiamo qui all'osteria. Sono chiaramente tutti prodotti del territorio che provengono più o meno, coprono tutto l'intero territorio del Lazio. Abbiamo i primi due formaggi che sono dei formaggi che vengono dalla zona del Viterbese, che sono prodotti dallo stesso caseificio, che è un caseificio appunto di quelle zone lì, e questo si chiama Fiocco della Tuscia, che è un formaggio di latte vaccino a crosta lavata, riprende un po', dicono è un po' il camembert nostrano, e questo formaggio molto cremoso, molto particolare. In effetti questa è una storia interessante perché non ha una vera e propria tradizione storica, è un formaggio recente, quindi è questa azienda che ha sperimentato questo tipo di lavorazione con il latte dei suoi animali ha prodotto questo formaggio che devo dire negli ultimi anni ha riscosso, buon per loro, un bel successo. È veramente un prodotto interessante. A seguire questa, che è invece la classica caciotta, questa proprio nelle osterie romane il grande classico era il tagliere con la caciotta e il salame, e questa è proprio la classica caciotta, questa è mista latte di pecora e di mucca insieme. Quindi un gusto dolce, un formaggio molto semplice, però questo è un ottimo produttore, di conseguenza questa è una caciotta, non è una banale caciotta, ma è una caciotta di grande qualità. Quest'altro invece è un caciomagno, questo è un formaggio molto interessante, un formaggio latte di pecora, dal gusto molto, molto acidulo, anche questo è un formaggio, adesso casomai dopo vi mostrerò la forma intera perché è anche molto, molto particolare da vedere. Ha un gusto molto intenso, molto fresco, anche la pasta è abbastanza compatta ma è piuttosto morbida. E anche questo viene dalla zona nord di Roma, quindi dalla zona intorno al Viterbo. Questo invece è il ormai celebre conciato di San Vittore, che è un pecorino che invece viene dalla parte sud di Roma, da San Vittore del Lazio, che è un formaggio che stava scomparendo, è stato salvato letteralmente da questa persona che è Vincenzo Mancino, un mio amico e fornitore, che è colui poi che mi ha introdotto a tutte queste meraviglie. E questo è un pecorino conciato, appunto. Conciato vuol dire che è lavorato con una serie di erbe aromatiche che gli conferiscono una gamma olfattiva unica. Questo è un formaggio veramente incredibile, adesso lo assaggerete e avrete modo di verificare quello che vi sto dicendo. Questo invece è un altro pecorino, un pochino più stagionato, della zona nord di Roma, e è un pecorino che viene stagionato nelle foglie degli alberi di noce, quindi anche qui ha delle note molto interessanti, vegetali, quasi tostate. È un formaggio sicuramente più impegnativo a livello gustativo rispetto agli altri, almeno ai primi di questo tagliere, perché è comunque un formaggio che ha, data la stagionatura, assunto delle note aromatiche un po' più complesse e sicuramente più toste, per così dire, rispetto ai primi. Questi un po' sono i formaggi. Per quanto riguarda i salumi, abbiamo tre vere e proprie chicche. Questo è definire proprio delle vere e proprie chicche. Questo è un guanciale cotto nel vino di Cori, quindi un prodotto particolare. Il guanciale è diffuso molto in tutto il centro Italia, questo è un guanciale veramente da una scioglievolezza fantastica, un profumo meraviglioso. E è un prodotto piuttosto insolito perché non si trova facilmente il guanciale cotto. Insomma, questo è un prodotto veramente da provare. Poi qui abbiamo due salami. Questa è la salsiccia di Monte San Biagio, che è un salume antichissimo, un insaccato antichissimo, è fatto con maiali sia di razza nera che di razza bianca della zona al confine tra la Campania e il Lazio, che vengono, le carni prevalentemente magre vengono tagliate a mano a pezzi grossi, un salame a grana grossa, la cui caratteristica più particolare è che è aromatizzato con il coriandolo. E la storia dice che questo tipo di speziatura nasca nel periodo in cui i saraceni si sono affacciati appunto dalle parti del Basso Lazio al confine con la Campania, hanno introdotto questo tipo di spezia che è stata poi utilizzata dagli allevatori locali. Oltre al coriandolo c'è anche il peperone dolce, il peperoncino, che rendono questo salame veramente un prodotto unico, assolutamente.
Quest'altra invece è la Susianella di Viterbo, che è un presidio slow food ed è un salame di fegato, almeno anche di fegato. Anche questo è un salume antichissimo, si dice che i primi salumi di questo genere in quelle zone furono già introdotti nell'undicesimo secolo, quando si diffuse l'utilizzo delle frattaglie come genere alimentare, e quindi è un prodotto che ha una sua storia importante, è una rarità vera e propria, tant'è che non è possibile reperirlo durante tutto l'anno, però quelle poche volte che si trova è sempre presente sul tagliere dell'osteria.